Migliaia di bambini studiano in strutture alternative alla scuola pubblica e molti si stanno organizzando in homeschooling, ovvero famiglie che si associano per creare forme di educazione alternativa. Il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo in più occasioni hanno ribadito che questo tipo di istruzione, come tutte le altre, va sostenuta e dunque, pur non essendo tale battaglia fatta proprio dalla lista in cui mi presento, cioè Più Europa con Emma Bonino, proprio per i motivi europeisti che ho detto, a ciascuna di queste famiglie vanno assegnati 600 euro mensili perché possano auto-organizzare il proprio apprendimento, soprattutto ora che migliaia di bambini stanno per essere messi fuori dalla scuola pubblica per la nuova legge sull'obbligo vaccinale.